Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo in live? Credo. Oh. Non lo so, vedo a scatti. Oh no. Vediamo. Eccovi più o meno. Ok, ci siamo. Ci siamo. Sì, sta funzionando questa cosa? Credo di sì. Ok. Ci siamo. Qualità magica. Il godo? Ragazzi, siamo in Giappone. È godimento? Penso allora. Sì, penso di sì. Sì, sì, lo vedo smooth. Ragazzi, siamo silky smooth in Giappone. Sta funzionando tutto questo. Che... Ok, questo non ci è il futuro. Fino ad adesso. Ma questo è il futuro. Siamo nella pogazione, signori. Sì, ragazzi, guardate, non è una live da cellulare con il pod lì tutto storto. Siamo stanchi. Mi chiedono dov'è Chiara. Allora, praticamente io è ho il POV. La telecinesi e posso muovere la videocamera. Perfetto. Oppure con il Pippo. Con il Pippo. Ma... è la tua diretta, lascio a te. Grazie. La conduzione. Allora, ragazzi, siamo in Giappone, vi leggo, lui vi legge, siamo tutti insieme. E io qua, in realtà, ad Asakusa non sono mai davvero stato, se non durante il nostro viaggio nel 2019, a malapena dall'altra parte dei templi. Quindi è bello potervi leggere, siamo fisicamente qua, mentre tutti ci guardano ovviamente male. Siamo degli sporchi gaijin che occupano la strada facendo anche rumore, in una lingua che non comprendono e mal sopportano. Ciao amici! Esatto, siamo tutti insieme. Ciao Guber. Sì, è già lì, perfetto, sì. Perfetto. Là. Aspetta Guber. Io sono la vostra guida Google Maps. Esatto, perché stiamo andando a fare un giro, guardate, esatto, Chiara... Ma Chiara ci sta inquadrando blind? Sì. Sì, sarebbe meglio di no. No, ma... purtroppo non esiste action camera che sia in grado di dare schermo, ma anche HD. Okay. Però fa benissimo anche a dare un'occhiata in giro, perché è fantastico. Esatto. Ecco, guardate ragazzi, è bello che posso parlare sapendo che mi sentite, il che è una gran figata. È delizioso. È la prima live IRL di Sutorino. Mi sta andando? Ed è in Giappone. Piace, ragazzi? Beh, sì. Allora, cosa ne pensate, ragazzi? Abbiamo appena cominciato. Tra l'altro, allora, ho il nickname giapponese, prima live IRL in Giappone. Mi piace. Ci sta. Il quartiere di Asakusa, sì, in cui siamo, è quello dove c'è il Sensoji, mi dicono che si pronuncia così. Sensoji, credo. Sensoji. No. Sensoji? Esatto, ragazzi, mi hanno mandato la foto foreclose, mi ha mandato la foto che avete fatto live trend di livello 5 offline. Incredibili, siete mai successa una cosa del genere. Stupendo. Che è il tempio buddista più grande di Tokyo, giusto? Corretto. Più antico, esatto. E in più ha la lanternona grossa, quella che ha fatto tanto scalpore perché Logan Paul l'ha provata a suonarla. Il fatidico anno dell'apocalypse. E quella lanterna è di Panasonic, del signor Panasonic, che l'ha donata al tempio. In più abbiamo Fujin e Raijin che si fanno la guerra davanti al portone, che io conosco molto bene per Tornadus e Tandurus. Oppure per Final Fantasy VIII. Ma suonava come un riprovero questo. Tengo a precisarlo che il maestro in questo momento ha detto come prima Pokémon e poi Final Fantasy VIII. Il tono avere ragione, perentorio, ma non su quel capitolo specifico. È vero, è vero. Guardate qua. Wow, con i negozietti chiusi. È una galleria commerciale in realtà. Sì. Sono... Purtroppo mi sto rendendo conto che chiudono molto presto i negozi. Sì. Il motivo per il quale la live da Chiabara la facciamo presto la mattina. Certo. E un'altra cosa secondo me da far notare ai nostri amici da casa, quanta poca gente c'è in giro. Cioè, sì, è tutto molto molto ordinato. Però c'è proprio... Ma considerate, ragazzi, che questo è il nostro giorno zero in Giappone. Noi siamo partiti, siamo in after con il fuso. Io non ho dormito un cazzo, gli altri neanche. No, in aereo abbiamo malapena riposato gli occhi con difficoltà. Ho visto un film di merda, chiamato anche Gli Eterni, che è carino forse nell'ultimo quarto d'ora per il combattimento e per un concept. Ragazzi, è normale che mi sentiate lontanissimo. Sì, il microfono funzionante è solo il mio. Quindi bisognerà gravitare intorno a me. È l'unica soluzione. E ci sono 7 ore di differenza, ragazzi. Quindi per noi sono le 7:42, per voi sono invece l'una. Per noi è sera. No, mezzogiorno. Anche 42. Per noi sembra l'una di notte, però. Sì. Io ho perso la cognizione. Che bello.
Ragazzi, sapete che è alienante come prima esperienza sapere che parlo a bassa voce, mi potete sentire e il vostro punto di vista è la camera di Chiara che io non vedo, mentre lei in autonomia ci fa il tour, ma voi vedete attraverso i suoi occhi e sentite attraverso la mia voce e chi mi sta vicino. Ah, è vero, posso guardarla con il lag. Sì, vabbè, che ti frega. Che bello. Che meraviglia. E ci siamo, ragazzi, ovviamente la stabilizzazione ottimale non si può avere, sapete perché? Perché bisogna camminare per spostarsi e quindi è impossibile essere super fermi. Ci sarà il prossimo step evolutivo, ovvero in cui ci sarà una dolly cam automatica, action cam in tempo reale con un giroscopio geospaziale che ti, sì, ti perfettamente stabilizza tutto. Io ho visto un po' di laghino, ma forse sono io. Beh, comunque non è detto che il lag dipenda per forza dalla stream, ma magari dal cellulare che si collega. In caso la chat ci fa sapere com'è, fluida per voi ragazze? Vediamo. Sì, sì, non mi sembra che dipenda nulla. Fantastico. Intanto stiamo entrando nel vivo. Esatto. C'è la vita notturna di quella elegante. No, no, non lagava, ho lagato io, va benissimo se lago io. Sono bellissime le ragazze e ragazzi che ci invitano a entrare per mangiare, per vedere il locale, chiaramente anche perché in quanto occidentali è normale che attiriamo l'attenzione come clienti, i turisti. Sì, e in realtà non mangeremo qui in questo quartiere. Esatto, esatto. Però comunque noi mangeremo durante la live di Sidonia, ragazzi, tra penso 2 ore. Sì, sì, tra 2 ore, esatto. Noi avremo un botto da passeggiare adesso. Sì. E fondamentalmente è la prima testata diretta, tanto che in realtà avete aspettato in maniera incredibile, perché ci sono state tantissime cose che stavano andando pochissimo. Tantissimo. Però anche se non stiamo bevendo e facendo baldoria, la stanchezza e l'ubriachezza da sonno fa tutto il suo dovere, tanto che io non mi sento davvero di camminare, sto viaggiando in una sorta di levitazione, guardandomi intorno su quello che penserò sarà un sogno. Io che faccio una live IRL in Giappone, in questo momento, pre-TGS, che tra l'altro potremo cominciare anche a discutere. Ah sì, certo, perché la cosa figa è che molti di voi penso lo sapranno, in caso recuperatela perché secondo me fa parte del content diretto, siamo stati per 2 ore su Round 2 a rivederci il Direct di Nintendo, lo State of Play, perché abbiamo... Direct Nintendo che non mi è piaciuto per niente. Neanche a me, purtroppo. Il fatto è che eravamo sovraeccitati all'idea di quello che erano stati i titoli presentati. Abbiamo detto, minchia, c'è Octopath Traveler 2, c'è... Guarda, possiamo fare la nostra slice of life, no? Adesso. Va bene, dai. Perché no, abbiamo tempo. Poi camminiamo, non c'è problema. No, io non so gli altri come vogliamo fermare. No, 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 poverina, lei... Ok. Se mi si sente bene, no, magari sì, poi... Sì, io mi avvicino, io li leggo, li leggo. Come? Ah, camminiamo un po' più piano, oh, diventa un po' meno. Sì, è giusto, e i ragazzi hanno meno mal di mare. Allora, intanto perdonateci, sono... Siamo sovraeccitati, ragazzi. Le primissime armi, ok, con le IRL, quindi non conosciamo neanche bene il ritmo, il modo in cui portare avanti. No, no, è la nostra prima esperienza. Chiara è la prima volta che maneggia un handicam, quindi... E non vede cosa sta inquadrando, quindi incredibile il fatto che ci si veda effettivamente, perché Chiara non ha nessun feedback. Ma poi sembra... La regina Borg, ragazzi. Fai vedere la Skytree, ti prego. Sì, fai vedere la Skytree vedere, così. Con la luce e il fumo. Allora, quella Skytree, non so se la vedete, è la torre che fende il cielo di Tokyo. E sopra c'è il Pokémon Center con dentro Rayquaza che sfonda il soffitto per richiamare la torre cielo di Hoenn. Bellissimo. Poi vi ci porteremo in realtà. Non so se in questo Pokémon Center o in quello di Shibuya, ma in una delle nostre IRL ci andremo dentro. Mi piacerebbe fare tutti e due, sinceramente. Però insomma, poi vediamo. La vedono, sì. Esatto, fantastico. Certo che c'è Persona 5, ragazzi, ambientato in questa zona. Sì, e in realtà dovevamo andarci stasera a Persona 5 Opoli. Wow. Ah, ecco. E poi con questa... Con questa luce che fende la nebbia. È un'occasione fantastica. Esatto. Anche un po' da Gotham City, volendo. Comunque nulla, tornando al discorso TGS, ti do la palla. Dicevo che il fatto è che proprio io e Mike siamo stati abbastanza male moralmente. È un eufemismo. Ma abbiamo avuto praticamente i calcoli spirituali, ragazzi. Sì, perché stavano per diventare fisici. Ci giravano le palle di non aver potuto vivere con voi qualcosa che avevamo percepito dagli annunci. Sì, 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 come sì, incredibile, irripetibile, devastante. Ma come no? C'era stato... Il Fossa forse non aveva avuto questa sensazione, però io e Mike da morire. Io da morire, tendo a essere sempre un pochino trattenuto, come dovreste camminare. Trattenuto.
Esatto, così per, esatto. Per Chiara che almeno riesci a tutta la cosa. Deve essere sempre un parla di... Cioè, aspettiva che fosse comunque qualcosa di un'altra avventura. Breath of the Wild, God of War, Ragnarok. Ma poi, cioè, voglio dire, abbiamo passato, io ti parlo per esempio della mia community, sì. Abbiamo passato direct dopo direct aspettando sto cazzo. La data, magari un gameplay ciccione, viene esatto. Percepita come fighissima, io non c'ero. E mi scoccia. Sì, oh no, sta allora... laggando, ragazzi. Vabbè, ci può stare. Beh, fateci sapere se regge, eh. Col senno di poi scoccia molto meno. Non sì, stato, mi ha scocciato cioè, meno. Sì. Attenzione. Ora ci siamo. Rieccoci. Allora, tranquilli. Okay. Ragazzi, siamo per strada. Ragazzi, allora, esatto. Ragazzi, nelle live IRL, lo so che su questo canale non l'avete mai viste, però è possibile che ci siano delle oscillazioni. Penso che il mio pubblico sia molto abituato a oscillazioni qualitative. A seconda dei quartieri, delle zone. No, esatto. Esatto, davvero, raga, non vi aspettate che nessuna IRL del mondo sia stabile e perfetta, sì. perché camminiamo, camminando le varie connessioni cambiano. La sentite la cicala, ragazzi? Ma poi tra l'altro, quanti di voi erano presenti alle live a 540p? Dicono che il video è molto in ritardo, rispetto ragazzi, a cosa? C'è una sorpresa su dove stiamo andando. All'ospedale? No, tra un po' sì. Se continuiamo a fare rumore per le strade. Un po' si vede. Oh, è vero, un po' si vede qualcosa. Ragazzi, sentite tanto lag audio video, guardate le mie labbra, perché questa è una cosa che dobbiamo testare. Esatto, le labbra noi possiamo stiamo metterle a sync. Laggando? La. Cioè, o meglio, abbiamo latenza tra audio e video? Fateci sapere. Che sia, cioè, se ce n'è un pochino va bene, se ce n'è troppo no, è correggibile. Esatto, certo, chiaro. Poco? No, no. Okay, va bene, allora, perfetto. E insomma niente, quindi io e Mike eravamo un po' sfavati dall'idea di esserci persi quello sul quale esatto, lavoravamo. E poi c'era anche un altro dettaglio, nel senso che al di là di quanto appunto anche il mio pubblico, la mia chat sa quanto ci tengo a seguire i miei eventi con loro, era esattamente nel tempo del volo, cioè un giorno prima, un giorno dopo, 4-5 ore prima, 4-5 ore dopo, impossibile, esattamente nel nucleo e tra l'altro con un dettaglio non da poco, il fatto che in un volo transcontinentale non c'era il wifi. E infatti il problema forse era anche proprio di percezione nostra, cioè mi rendo conto che qui il lato umano ha fatto tantissimo. Sì. Perché ci sentivamo inanellati in una serie di sfighe colossali. Terribili. Quindi automaticamente il direct era diventato il direct più bello della storia del media. Sì, State of Play identico. Esatto. Perché c'era successo di tutto, quindi cosa poteva succedere se non anche il miglior direct della serie mentre noi c'eravamo? C'erano i tori. Esatto. Ah no, Sky 3 da vicino. Sempre da vicino. Ma vogliamo arrivarci fino alla Sky 3 a sto punto? Ma poi guarda che bella pulsazione di colore che dà verso l'alto, che poi il FOMO, ragazzi, in realtà per noi il FOMO è esponenziale, perché praticamente è il FOMO che provoca il vostro FOMO nei confronti del contenuto che avremmo potuto fare insieme in diretta, che però è stato diventato, che è stato reso bellissimo da recuperare con Round 2, tanto che in realtà è stato sorprendente vedere come in chat neanche spoileravano le cose che stavano uscendo. No, bravissimi! E sono stati incredibili. Bravissimi, siete stati in grado di chiuderci in questa capsula temporale che abbiamo rivissuto. Esattamente, esattamente. Madonna che bello il Giappone, regà. Ecco, no, esatto, il Giappone è veramente non soltanto a livello estetico, ma anche a livello culturale, di movimento delle persone, un altro universo. No, ma io proprio, i ragazzi che mi seguono lo sanno, ho avuto un blocco temporale per via del Covid. Certo. Dopo noi essermi abituato a ogni 3 mesi venire qua. Ah, vedi, io ogni anno. Mi sembrava che proprio si fosse fermato ho il bioritmo. Ancora messaggi. Quindi, poverini. Cristo. Che poi qua li vedi comunque, tu racconti tutti molto attenti con le mascherine. Già prima che succedesse qualunque pandemia erano attentissimi. E allora facciamo dietro fronte, facciamo un bel 360. Andiamo. Eravamo attratti come le falene dalla luce del faro. Ma stavamo chiacchierando e dobbiamo essere anche dinamici e distruttivi della stanchezza di Chiara, che invece fa inquadrature bellissime. Oh, che poesia, grazie. Ottimo. Sì, adesso... C'è un oggetto da raccogliere. L'oro. Guardate, io e Michele del Deserto andiamo in Giappone, c'è un talismano qui. Che cosa dice questa lore? Praticamente andrebbe letto, andrebbe esatto. Compreso e capito. Che si vede nei Souls, qualcuno qua tocca e fa, Nitra butta, noi il giocatore invece abbiamo l'essere onnisciente che ci penso racconta. Che abbiamo preso almeno 7-8 malattie. Beh, allora, fa parte, la descrizione sarà la cartella clinica. Allora, questo talismano ha provocato una terribile gonorrea a entrambi. Sì, solo gonorrea. Solo gonorrea.
guardate che bello che è. E quello è anche un Pokestop. Eh sì, ovviamente, immaginavo. Sì, ah. C'è, per essere un quartiere importante, un silenzio, una pace. Sì. Infatti stiamo cercando di essere meno rumorosi possibile. Esatto. È il motivo per cui... Ma... Vogliamo parlare. Esattamente. Qui però si trovano un sacco di mercatini di solito, dove sta inquadrando Chiara adesso. È una delle tappe che abbiamo sempre proposto, sì, nei nostri tour in Giappone. Arrivando verso la casa, ho visto, sì, anche con il tour che ho fatto io, è un luogo incredibile. Gettistica di qualunque tipo. Gettistica anche proprio prodotti culinari. Sì, abbiamo, sì, tanti, no, dolci, sì, tipici, no, tipici, tipici nel modo più estremo. Noi comprammo tanti anni fa un costume da ninja per Sigma e un costume da esploratore per QWERTY. Perfetto. Sì. Meraviglioso. Ragazzi, io lo faccio per voi. Guardate, è l'occasione, guarda, è l'occasione perfetta. Visto che state supportando tantissimo, sappiate che mi pagherete il roaming della nostra, perché vi ricordate internet all'inizio degli anni 2000, ragazzi, sul cellulare. Il mio l'era. Ah, mi ricollego. Qual è? Ok. Vi ricordate che succedeva se premevate il tasto internet sul Nokia? Eccolo, di zero si trova. Ok, di zero. Perché altrimenti col movimento, il motion blur della nostra retina ci impedisce di vedere. Ok, vediamo, aspetta che riaggiorno la live. Noi vediamo. Sappiamo che state osservando qualcosa, ragazzi. Ok, vi leggo, amici. Come siamo messi? Meglio? Io mi non sembra, li leggo. Mi sembra fluido. Sì, a me sembra fluido lo streaming, però... Mi si è buggato e non li leggo. Aspettate, mi si è buggata l'applicazione di Twitch. Non riesco a leggere. Chat è ripartita. Eccovi, ragazzi. Ogni tanto arriva lo Sblumbo Boys, ma ha senso. Si sente e si vede, ok, perfetto. Fantastico. Si vede ora, spettacolo. Adesso sì. Bella questa cantina. Molto bella. No lag ora. No, ma mi sa che più che altro io sto recuperando, vedi, i messaggi. Sì, 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 è fluido. Grazie, ragazzi. Ecco. Sembrava loquendo rallentato. Adesso è fluido. Ok, ok. Sì, poi fateci sapere bene come avete visto la live. Proprio. Esatto, questa è l'introduzione alle prossime. Quindi, visto che avremo anche altre live IRL anche sul mio canale, oltre che gli altri, tutto andrà solo a migliorare. È un test incredibile, tra l'altro, che essendo fatto direttamente dall'atterraggio, ragazzi, io farò statue, ragazzi. Io farò, le farei vedere. Certo. Gliela facciamo vedere. Andiamo. Io farò l'anzianotto in questo caso, ma continuerò mai a non stupirmi del fatto che siamo a 9000 km di distanza e ci sentite in tempo reale attraverso uno schermo. Boom! Certo, abbiamo Chiara Regina Borg, però intanto è qualcosa di incredibilmente magico nonetheless. Allora, statue. Quelle in cui si luta qualcosa in Nioh. Andiamo a vedere. È impressionante comunque la bellezza, la silenziosità e la pulizia, l'ordine di questo luogo. Cioè, non ti senti davanti a un boss di un... Altro che... Che ti guarda minaccioso. Boss music starts. E ti vuole fare del male. Poi ragazzi, nella live di Sidonia andremo a bere e gli spoilererò tutto il tempo. No, no, sbaglio. No, ma che cazzo sta succedendo? Non sono venuto qui in Giappone per farmi spoilerare. È davvero un boss finale. Che bello che sia, ragazzi. Qualcuno di voi potrebbe aver visto o letto Gantz, c'è una missione qui. Loro sono i nemici, tra l'altro. Non so se avete avuto modo di viverlo. Cosa dicono? Esatto, ok. Quindi qualcuno ha riconosciuto la reference. Sì, sì, sì. Assolutamente, la missione nella quale muore mezzo parte. Come succede in ogni missione. Il gas da quel momento in poi.
Io sono praticamente il narratore esterno, ragazzi, guardate. Partecipo con voi a voce bassa. Tra l'altro adesso c'è una temperatura perfetta. Noi abbiamo fatto veramente una tirata incredibile e, come raccontato nella live di Round 2, per chi non ci fosse stato, vi do questo piccolo trivia in cui l'espressione della statua era palesemente la nostra, siamo scesi alla stazione di Asakusa e non c'erano scale mobili. Avevamo un qualcosa come 8 valigie da 20 kg l'una e abbiamo fatto Los Hombres. Solo che c'erano anche 700 gradi Celsius. E questo ha provocato una liquefazione mentale, fisica e spirituale. Siamo scesi e sentirsi ora in una temperatura più quiete, al buio della notte, in un luogo così caratteristico e bello, silenzioso, ordinato, elegante e pulito, è fuori di testa. È bellissimo. Tra l'altro posso leggervi, quindi potremmo anche in realtà... Io sto facendo quality check intanto, perché lui mi allontano. Oh, sì. Quality check. Ok, ok, sperando che vada tutto bene. No, beh, i bagagli non sono perduti per sempre. I bagagli sono rallentati in base al fatto che sono inutilizzabili nel progetto base, perché noi a Tokyo Game Show andremo 2 giorni e arriveranno tra 2 giorni. Quindi ci adatteremo con le tecnologie attuali. A proposito del Tokyo Game Show, si parte già domani. E quindi in realtà, a partire dalla prossima giornata in cui avremo perlomeno colto il fuso, saremo in sede, in fiera, e proveremo le cose che sono state presentate anche in parte a questi, diciamo, eventi particolari, nonostante il fatto che le nuove IP siano slanciate nel futuro, una abbiamo visto nel 2024, in sviluppo tra l'altro da 6 o 7 anni, più uscita 2024, quindi dovrebbe essere una delle cose più imponenti mai viste durante le scorse 2 generazioni, almeno sulla carta della qualità tecnica di microscopia di studio, perché comunque Koei Tecmo e Ninja Theory sono pedigree già di loro. Io adesso vi leggo. Sì, esatto, bravissimi ragazzi, c'è anche Project Galileo all'interno della buona fiera e sto cercando di organizzarmi per far sì di poter stare in loco e far qualcosa lì con loro, anche perché è un'occasione rarissima. In teoria, allora, io non ho fonti, so che appunto grazie di fidarvi sempre di quello che dico, ma ora sono più di là che di qua e i 6 anni di sviluppo sono usciti da un trivia in chat. Non è Savaku, ma anche che ve lo dice perché ha fatto una ricerca. Prendetelo con le pinze fatte proprio al top. Sono dei carcerati comunque e dei poliziotti della SWAT. Sì. Questa è una cosa che vorrei segnalarvi. È importante nelle IRL far notare che comunque ogni tanto ci sono diversi eventi e portali che si interfacciano con la nostra realtà. Peccato che i negozietti sono chiusi, perché sono le 8, sembra di stare in Inghilterra fondamentalmente. Si mangia alle 5 del pomeriggio e poi tutti a casa a dormire. O a ubriacarsi. Guarda Jehuti, del trailer di God of War Ragnarok nulla è sopravvalutato. No. Niente di quel trailer è sopravvalutato, specialmente nell'epoca che viviamo adesso. Se adesso mi fate partire un rant sulla nuova generazione diventa un'effigie del mercato incattivita dalla stanchezza. Io comunque, comunque secondo me per come dire massimizzare le tempistiche... Devo tirare sulla schiena, sì. Vabbè, a parte quello, ma quello sempre io nella vita devo dire che sostiene. Scusate, abbasso l'audio, stavo controllando un attimo se il sync audio video fosse com'è? Buono o no. Leggermente sfasato, ma purtroppo anche in quel caso è difficile con la latenza che c'è tra l'altro tra Giappone e Italia. Allora, in quel caso, per le prossime, non quella di stasera vostra, ma per i prossimi giorni, ci si mette con i tecnici e si dice più 10, più 15. E non è che cambia. È variabile. Fuck! I tecnici sono okay. Già lì ed è variabile nel corso della diretta, quindi devi adattarla sostanzialmente, ci sono loro che stanno smanettando. Sono lucido nelle mutande, Scolofil, hai assolutamente ragione. E dicevo, per ottimizzare le tempistiche, potremmo a un certo punto avviarci già verso certo. La zona nella quale poi dobbiamo cominciare noi a fare la ovvio altro, perché il Foster era preoccupato che non si riuscisse a trovare qualcosa per mangiare. Ora, in realtà Tokyo è una città che non dorme mai e io ho mangiato con Chiara a volte yakiniku a 1 di notte. Davvero non sto scherzando. Grazie, ragazzi. Però non so a Meiyoko Cho quanto rimanga aperta. Ok. Quindi andiamo a dare un'occhiata. Quanto ci vuole a piedi? 5 minuti di metro,
borsa pesa. Per me non è un problema, però. No, no, più che altro quando sei potente nel momento, io ci arrivo tranquillamente, però quando arrivo avrò zuccheri carbonati in corpo tali da impedirmi di stare in piedi. Cioè, mi siedo e assorbo il legno. Dice, perfetto, qualità audio, video, regia, mai visti in una IRL, l'unica rottura è il lag in alcune zone, ma non penso sia migliorabile. No, mister Avena. Grazie. Purtroppo ti ringraziamo e sicuramente ti ringrazia anche il team di Camify che è qui. Esatto, cioè praticamente avete dato alla prima live, alle nostre due prime live, un premio da morire. Ci sono... La mia deve accadere, può sempre andare tutto storto, quindi faccio una toccazio, un Palacium alfa proprio. Ragazzi, sono 30 minuti a piedi, se volete. Si possono fare. Io me la collo. Fare 30 minuti girando in tondo qua. Si può fare. No, no, sono d'accordo. Io me la collo. Per Maps riesci a programmare fino alla Skytree e magari vicino alla Skytree e poi andare lì? No, secondo me la cosa più intelligente che possiamo fare è andare alla Skytree e poi rifare Maps. Cioè diventa, cioè, così resetta la mappa. Tanto tempo. Ah. Poi... Perdonami, scusate, sì. La Skytree è qua. Ah, è sulla strada. No. Ah, è dall'altra parte. Esatto, noi siamo qua, la Skytree di qua, noi dobbiamo andare qua. Ragazzi, guardatela l'ultima volta. Andiamo alla Skytree. Alla, però... attorno alla Skytree non c'è niente per mangiare, bimbi. No, me lo ricordo. Ci sta, ci sta. No. Andiamo a piedi. Esatto, ogni quartiere è un mondo a parte, ragazzi. Ma questo è una città proprio. Esatto, è qualcosa che io ho visto anche crescendo, perché se vi ricordate, alcuni di voi lo sanno, sono andato in Giappone un bel po' di volte anche da piccino. E lo notavo, era come entrare in un... il magico mondo di Paul. Il vero problema Quanti è che noi conosciamo il Giappone, ma non il Giappone post-Covid. Quindi io non ho Mamma idea mia, di è cosa vero. Siano successo, cioè di cosa sia successo ai ritmi, se gli orari di apertura e chiusura dei ristoranti sono cambiati, perché io sono turisti, non ho idea. Sveglio dalle 5:30 di ieri. Di ieri uguale. E non ci siamo, non abbiamo mai dormito. Sì, Chiara da quella prima ancora. Esatto. Chiara è il plus ultra praticamente. Esattamente. Ma gli altri dove sono? Li hanno presi i galeotti di prima probabilmente. Che pezzi di cazzo. Vabbè, comunque non ti volevo interrompere, semplicemente andiamo verso. Andiamo verso. Incamminandoci con tutta la tranquillità del mondo, perché poi sono 33 minuti, ma a una velocità costante, ma magari... Guardate ragazzi, Abenobashi è il magico mondo dei Paul della nuova generazione. E ovviamente è molto più intrigante, anche se meno... Comunque vi devi... cioè, li stanno restando. Non so cosa stanno facendo. Credo sia un rituale di accoppiamento. Sì, ma molto complesso. Sì. Molto, molto complesso. E pensa se per accoppiarti tu dovessi vestirti da poliziotto o da galeotto. E fare guardie e ladri, però poi viene chi fa cosa. E perché? Perché? E qual è il finale? Sono d'accordo. Quello con cui volevo stuzzicare i ragazzi mentre cerchiamo Fossa è... È per caso... Oh, guarda, se si può dire, impazziscono. Se non si può dire, impazziscono. Perché sanno che c'è qualcosa che non possiamo dirgli. Ma quello che sarà giocabile, si può dire o no? Quello per cui potremmo fare una live ciascuno. Ancora non si può dire, forse. Non si può dire, sappiate che c'è una cosa molto figa. Faremo una live di gameplay non prevista. Esatto, ma va super fatta, su una ragazzi, demo lo dico. Di un gioco non uscito, ovviamente. Esatto. Che entrambi volevamo provare davvero tanto. Sì, sì, uno di quelli che riteneresti improbabili, quindi è fighissimo. Capito? Una cosa proprio che ti fa inscimmiare. Metroid Prime 4, ragazzi, praticamente il livello è quello. Esatto. Ok, allora intanto scrivo al Fossa, tanto appunto siamo in anticipo per cioè, questo. Non so, non riesco a orientarmi. Non preoccuparti, adesso lo facciamo, guarda, tolgo la chat un secondo. Voglio vedere se qualcuno ha capito. Ah, vediamo se qualcuno ha capito, ma non possiamo farlo capire, come definire, ragazzi? No, nessuno ha capito. Vabbè, meglio così. Che io credo sia quella, però... Anch'io, però guarda, facciamo così. Veramente, ragazzi, avete... dato risposte interessanti, non dirò nulla. Allora, adesso Google Maps... Ah, fai te il mapso? Io ho scritto basta un secondo, come si chiama? Cerca Ameyoko Center. Ameyoko, eccolo qua, 2 chilometri. Questo esatto. È il Poggers. E la direzione è? Quella, perché è l'opposto della scheda. Di qua. Ok, mi bastava orientarmi a questo incrocio qui. Ti hanno regalato i termosifoni? Ragazzi, grazie. Ma comunque che bello che siamo un boato di gente, veramente. Ma sapete che in realtà... persone. No, ok, no, che il fatto è che Google Maps sta laggando come se non ci fosse un domani. Ma ha senso. Ok, vi sto rileggendo, ragazzi. Non è sesso deluxe, però. Allora, io comincio a instillare la voglia nel pubblico esatto. Di mandarci a un ramen. Poi, davvero, io vi do le opzioni, ovviamente...
vi diamo solo opzioni di cose che vogliamo mangiare, però poi scegliete voi. Io ho visto un ramen. Guardate le insegne, ragazze, che mostrano anche un po' l'obiettivo. Che bello vederci così in diretta. Sesso deluxe. Siamo 4K. Ah, non mi si aggiornava, bimbi. Quanti siamo? 4.000 persone. Vabbè, dai. 3.98K. Piglia bene, piglia bene. Ragazzi. Amici, il mio volume... Mi sento immediatamente in colpa per non offrirvi chissà quale contenuto di scrittura. Il mio volume non può essere alzato, ma proveremo dopo a fare uno switch nella mia live e scoprire se si possono attivare due microfoni. Esatto. Mi sentirete basso, ma non preoccupatevi. Siamo stati abbandonati dal gruppo. Non li trovo. Vabbè, dagli l'indirizzo e ci incontreremo. Però anche in realtà cogliere l'occasione, ragazzi, per vedere i negozi chiusi non è per niente un peccato. Guardate come le insegne sono deliziosamente curate e sincere. C'è una forma di così innaturale, perlomeno per la cultura che abbiamo noi, ragazzi, rendetevi conto un secondo, di innaturale e insensato rispetto per queste insegne, per queste saracinesche. Guarda, potrebbe sembrare una bestemmia visto che Mike va a indirizzare l'attenzione verso la parte alta, ma guardate che pulizia delle strade. Cioè. Sì, no, le strade sono intonse. Questa cosa è fantascienza. Ma non solo, anche... Cioè, vedere il cemento. Esatto, basta. Il senso civico è il fatto che tutti abbiano la mascherina sempre. E questo esisteva anche molto prima della pandemia, in certi casi o in certi semplici colpi di tosse, no, per rispetto del prossimo. E peraltro permetto che non è obbligatoria la mascherina. Non lo è, non lo è, altrimenti... L'hanno sempre indossata tutti. Esatto. Cioè non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Poi ovvio, ragazzi, adesso non mettiamoci IRL a dire sì, ma... Il Giappone ha tanti ma. Però guardate che questa roba è completamente... Nata magari da certe oppressioni, però santo cielo funziona. Che vanno avanti ancora per certi versi. Sì, esatto. Comunque però... lì c'è il tizio del giochino che hanno annunciato oggi del samurai. Ronin. Ronin pronto a fare del Godin, guardatelo. Sì, ragazzi, non tentatemi di fare le analisi bella degli... strada, guarda che esatto. Bella strada, Dio Madonna, guarda che si bello. Può andare lì, no, guarda no, che vero. Bello il Giappone, mamma, no, voglio fare l'amore con il Giappone. No, è vero. In terra a dare un bacino a codeste strade. E non prenderemo neanche troppe malattie rispetto magari a quello che accadrebbe semplicemente avvicinandoci al Tevere, per esempio. L'area di influenza del Tevere è quella del putrido di Dark Souls 2, cioè ti avvicini, c'hai proprio la tossicità che arriva e ti entra nella carne. Ti chiedono, Crisis Core in uscita a dicembre, te lo aspettavi? Allora, ragazzi, Crisis Core in uscita a dicembre non mi ha stupito, perché Crisis Core è una remaster plus neanche di livello esageratamente folle, non è Blue Point, di un titolo PSP. Quello che mi interessa di Crisis Core Reunion, ragazzi, è quanto fottutamente mi sono divertito giocando Crisis Core. Cioè, Crisis Core è un videogioco che a livello narrativo ha dei personaggi con cui io ho cercato di creare empatia quanto più possibile, ma ci sono, nonostante il terribile, infantile, cartunesco, diciamo, desiderio di qui, qua e qua, diciamo, di loro, di mettere ali dappertutto, simbologia di Sephiroth alato come se fosse ormai parte dello standard della storia e così via, quello che a me preme è dire quanto divertente sia stato fare le side missions, diciamo dungeon crawler di Crisis Core e lo sviluppo del personaggio. E ovviamente il finale che a livello di storia, quando si separa da certe scene terribili, nonostante Angeal non sia un personaggio brutto di per sé, semplicemente anzi ha delle buone idee. Ragazzi, non fatemi fare questo a Crisis Core mentre passeggio per il Giappone. È stata una bella esperienza. Di là, volevo fare un attimo un momento trivia, vogliamo passare. Vai, passiamoci. Passiamoci perché merita. I Don Quixote sono dei grandissimi negozi che vendono di tutto, dagli articoli per la casa, ai medicinali, fino ai vibratori. E non sto scherzando, praticamente quasi tutti i Don Quixote hanno la sezione sì. Sexy Shop, quindi non ci entreremo perché altrimenti addio a Stabalto di Sutorima. Però sono molto belli perché sono palazzi sfarzosi altissimi, hanno una mascotte che è un pinguino. Ah. Perché qui in Giappone ragionano davvero come
li percepiamo da fuori, cioè con queste mascotte un po' pacchiane, un po' cartonesche che rappresentano le varie attività commerciali. Vabbè, ma come... No, rappresentano è vero. Volte i propri quartieri. Ma... lì abbiamo... La mascotte di Akihabara è un tizio tipo con dell'elettronica. Mi pare che sia un bambinetto un po' nero. Ma pensate alla canzone di Yodobashi Camera. Ah, non loro... mi sentivate? Perdonatemi, scusate. Ah, giusto. Scusate. Dicevo comunque che questo Don Quixote ha questa mascotte, che è questo pinguino. Sì, che state per vedere bene, infatti. E questo è il Don Quixote di Asakusa, ma ci sono Don Quixote in altri quartieri di Tokyo e in altre città giapponesi. Uno dei Don Quixote che mi è rimasto più nel cuore, ad esempio, è il Don Quixote di Osaka, che è proprio sul fiume, ed è grande, si su Dotonbori. E niente, ci sono stato spesso in questi negozi, purtroppo anche quando mi sono ammalato una volta in viaggio, dovevamo andare a un concerto, poi alla fine non ci siamo potuti andare perché avevo la febbre, e al Don Quixote ho preso l'ibuprofeno. Questo Don Quixote quanto ti viene incontro nel bene e nel male. Ci sono anche i ragazzi di Red Bull che salutiamo con grande affetto. Sì. Siete meravigliosi. Sì, scusatemi, non voglio stare sempre vicino a Mike perché sennò sono sempre in inquadratura, magari Mike sta facendo dei discorsi. No, ma guarda, siamo insieme, abbiamo un solo microfono. Anch'io, me ne scordo. Tu hai cominciato a parlare, io mi sono diviso un secondo, non ci ho pensato, perché per me funzionava. Però guardate ragazzi, davvero, anche con un'altra panoramica di Chiara, guardate come tutto, nonostante sia calmo, si muove, colorato. Comunque, guardate Don Quixote di quanto è bello. Te la posso dire una cosa? Dimmela. Fossimo veramente poggers, ma magari controlliamo perché non voglio fare cose fuori programma e non voglio che Chiara si incazzi perché ci avrebbe ragione. Però hanno annunciato Yakuza 8. Sì. A quanto pare hanno annunciato Yakuza 8, dicono questo in chat. Adesso? Dicono questo. Sarebbe da andarci in gioco a cena. No, in metro, andiamo in metro, raga, allora, promessa, se andiamo in metro verso Shinju, quindi vi portiamo a Yakuzopoli, due cose, uno, lagherà nel tragitto, ogni tanto, perché comunque siamo in metro, due, parleremo pianino, rispetto dei ragazzi, non siamo Logan Paul, è bravissimo, esatto. Delle persone che sono qua, insomma, che vivono qua, che non vogliono casino, però secondo me io ci starebbe. Farei a questo punto, proprio che almeno sente. A questo punto io farei che arriviamo a una stazione e chiudiamo e non facciamo il viaggio in metro in live e riapriamo una volta arrivati. Anche questo ha senso. Possiamo anche questo incamminarci ha senso. In direzione di Shinjuku e poi fra una mezz'ora... Ma tu parli di finire la mia live e cominciare la vostra? Esatto. Ah sì, saltando il viaggio in metro. Allora ragazzi, non so se mette a fuoco. Non ne abbiamo proprio l'idea, ce lo direte voi in chat, è vero. 30 minuti fa hanno annunciato Yakuza 8. Beh, il godo. Tra l'altro cronologicamente è successivo, perché è anziano. Io non ci ho giocato, nemmeno io. Ragazzi, però vi prometto che Yakuza arriverà, completo di tutti i capitoli. Semplicemente sapete che sarà dopo l'uscita di Ronin, molto dopo l'uscita di Ronin. Abbondantemente. Allora dai, si fa ragazzi, dai. Siete contenti? Io direi che quindi... Sì, ma dobbiamo dirlo anche a Foster, perché altrimenti... Io imposto Shinjuku a piedi, che non faremo perché sono due ore, ma ci facciamo un'altra mezz'oretta. Come no? Ragazzi, è stupendo. E poi la prima stazione che ci troviamo sotto mano... Incredibile. Ci sta. Andiamo a prendere la merda. Cioè, quello che vorrei subito in qualche modo rendere chiaro è che le IRL... Ah, sono un sì. po' un moto distinto. Anzi, ragazzi, io... Hanno annunciato Yakuza, portiamoli esatto. da Yakuza. Io, onestamente, le IRL neanche le ho mai viste. Quindi dovete assolutamente anche purtroppo farmi... neanche io. Dovete farmi sapere, magari alcuni di voi hanno più esperienza, com'è questo... Cioè, ci sono stati magari trivia, momenti simpatici, forse l'abbiamo perso, quello è successo, ma penso che faccia parte dell'avventura. Com'è? Come sta uscendo fuori? Un bel ricordo? È solo la prima. Intanto un altro trivia, quell'insegna azzurra è il Karaoke Kan, che è una delle catene di karaoke più diffusa e capillare nei quartieri di Tokyo. Senti, mi dicono che sono turbati dal fatto che stiamo dicendo la Y word nelle strade di Tokyo, quindi scegliamo una safe word per il gioco di Sega. Sì. Ok. Allora, Onizukas. No, deve essere secondo me tipo più... Ok,
Ok. Yodobashi. Yodobashi, ma cioè, senza sembrare il negozio. Deve essere una cosa tipo, non so, Simone Lalli. Ah, tipo Mario Soni. Bravo. Ok, capito? Beh, allora aspetta. Jacopo. Lallo, perfetto. Lallo 8 hanno annunciato. Esatto. Ok, Lallo. Raga, tanta roba per Lallo 8 di Sega e insomma, esatto. La serie di Lallo della perfetto. Quale Player Inside sono molto fan, noi ancora non l'abbiamo recuperata. E noi siamo ancora Lallo indietro. Like a Dragon, grandissimo. Lallo Like a Dragon, Lallo localizzato in Toscana come Lallo Mondrago. Anzi, Lallo come i draghi. Ecco. Perfetto. Lallo Salamanca. più o meno, sai, quello. Esatto. L'idea Lallo. È anche quella. Riso 8. Lallo è perfetto. Lallone grosso. Un lallone. C'è un game corner, andiamo. Oh mio Dio. Andiamo a un game corner. Andiamo a giocare, amici. Ah, ragazzi, ecco. Questo è un piccolo trivia che posso darvi persino io. Perché esistevano in maniera molto chiara anche quando ero piccino e andavo in Giappone in tenera età. Ossia, qualcosa che rappresenta anche il rispetto e l'amore che hanno per la comunicazione non verbale giapponese nei confronti di turisti che non possono assolutamente comprendere la lingua. È un modo per poter puntare il dito e dire voglio questo a un ristorante, perché per me mi fa impazzire. Tutto quello che fa questa cultura, nonostante sia molto chiusa, a volte xenofoba in certe realtà, lo sappiamo, sono cresciuti in un certo modo, invece nonostante questo si costruisce intorno al rispetto, all'amore per quello che è la comunicazione. Mi fa impazzire questa cosa. Oh mio Dio! Oh! Questo è uno spoiler di prossime live, perché andremo in sale giochi, ovviamente. Perfetto. Vediamo se riesco a prendere Giulio Bandai. Giulio Bandai, certo. Però potrebbero bannarti la live per le canzoni. Minchia, ma non sentono nemmeno. No, però sarebbe da provare a prendere un peluche gigante per Lara. Però di Minecraft. Di Minecraft, un gioco che giochiamo tanto. Ma servirebbe qualcosa di morbido e molle. Tipo quel zainetto bellissimo. Vediamo un po' se io trovo delle monete. Importante che per ridurre laggopoli, dicono laggopoli. E scusate, ragazzi. Bentornati. Gira, guardalo. Che poi... Come la... Oh no, cosa hanno... Che stanno facendo i tecnici? Ragazzi, che stanno facendo i tecnici? Che scena hanno messo? Cosa hanno successo? Che succede? Spiegateci. Siamo nel metaverso. Io non vedo niente. Stanno mettendo i VOD! Ok. Visto che magari c'era troppa lag, sono i VOD delle clip in viste. Ah. Aspettate. Ma... Ok, esperimento fallito. Negli interni difficilmente del genere possiamo... Ma... Aspettiamo... Siamo tornati? Sì. Ah, siamo tornati. No, ma io credo che ce l'ha anche Bob questa cosa. Quando Bob è in Be Right Back, vengono mandate le clip più in voga del canale. Bellissimo. In automatico. Vi è piaciuto, ragazzi? Però aspettate. Riprendici da qua. Ah, ok. Però aspetta, non si sentono. Questi cazzi. Non importa. Ci vedono esultare o bestemmiare a seconda dei casi. Allora. Ho 500 okay. yen, ho scritto che ho 6 tentativi con 500 yen. Se non è da fuori ce la fa. Allora ragazzi. Ok, ci sentono. Allora, vediamo un po'.
Vai! Ah, merda! Adesso lo prende ma lo lascia. Esatto. Okay. Ah, però guarda, non è male. No. Posso provare a prendere il... Ok, ho ancora 5 tentativi. Lo faccio per amore, ragazzi. Ah, posso cambiare quanto voglio. Ah, ho 30 secondi. Sì. Parallasse. Il parcheggiatore, vai. Esatto. Secondo me potresti essere nello sweet spot. Dai, prendilo da... Devi prendere dal... Entra lì. Ce l'hai? No, non è... Ok, ora è complicato. Okay. Però abbiamo ancora 4 tentativi. 4? Per caso io faccio questo? Non si può ruotare, eh? Non posso ruotarlo, ma... Ora è pressato, non lo prenderà mai così. Però può incastrarsi nel... Allora... Posso farti un try? Fai... No, sì, sì. Tre a testa. Ma vabbè, non è. Se no possiamo provare a prendere... Ok. Ah, ecco. Qui abbiamo... Ok, non è male così. Perché così potrebbe esserci il... No! Ci sono palesi veterani che ci stanno guardando con enorme disgusto. No! Però adesso abbiamo più chance. Noi dobbiamo riuscire a fargli agganciare il... Ok, ma l'ultimo lo lascio a te. Devi agganciare il cazzo di coso. Tipo così. Che ne dici? Secondo me sì, devi agganciare il coso. Nel coso, attraverso l'altro coso. Ragazzi, preparatevi. Adesso fa l'aggancio. Dai. Il godimento. No! Ora è peggio di prima. È uno scam. Ancora, la devo mettere ancora. Vediamo un po'. Ho 100 yen. Aspetta che vedo Chiara che è disperata. Va bene. Ci sono, ragazzi, ci sono. Riuscirò a prendere quello colorato. Non va più indietro, è una menzogna! Devo controllare che... Ok. Dai, questo è tuo! È tuo! No! Hai ancora soldi? C'è... Allora... Sì. Ok. Ora avrà questo regalo. No, qualche... tocca provarci di nuovo. Avremo chiaramente speso più del suo valore, ma... No, tocca provarci di nuovo. Allora, ragazzi... Vediamo un po', eh. Questa è fatta. È già nostro. Perché tu devi fare la tecnica del tecnico disco di Kansas City. Esatto, della quella. Molla percentuale. È allora. Quella, sì. Questi sono piccoli spicci, però. Della fionda inculare. Si possono sommare le cose? 100. Sì, 100, vai. No, sì, vai. È qua. Ok. Allora, adesso facciamo così. Vai. Così. Fai come se tu fossi un tecnico disco angolare. Esattamente. Vai, bravo. Così dovrebbe entrare dentro. Esatto, vai. Perfetto. Ok, dai. E questo è tuo per forza. Dai, non può fallire, deve agganciarsi sul... No, non si è agganciato lì! Allora, tieni, questi sono i tuoi 100 yen. Ma i miei 100, ti ringrazio. I miei 100, ragazzi, i miei 100. Sono, cioè, se voi aveste il pop di quello che sto guardando adesso, soffrireste con me. Eccolo, ragazzi. No. Aspetta, perché adesso lui fa l'arpiono. Arpione! Sì, questa è la Manuela Arcuri, guarda. Abbiamo letteralmente finito le monete, ragazzi. Ok, va bene, anche se è fatta, bro. No, è uno scam di merda. È uno scam. Però adesso ti giuro che è talmente tanto vicino. Che se cade basta cade che dentro. Lo prendi. Ma hai io capito? No, ma noi abbiamo. No, è fatta, adesso è fatta davvero. Buttaci altri 100 yen, bro. Allora. Buttaci dei 100 yen. Saranno i 100 yen. Ora, ragazzi, dobbiamo scoprire se prendono i soldini. Allora, adesso no, andiamo. No, li prendo. 10. Li prendo. Tu hai spicci? Forse Chiara?
Questo cos'è? Ma questo che è? Non è, non è sono yen. Yen, è un dollaro. Aspetta. Ah, degli yen. Ah, non si può filmare. Ah, ok. Niente ragazzi, ragazzi, non si può filmare, noi nel massimo rispetto ce ne andiamo sconfitti. Esatto, sconfitti, però con molto amore, molto amore. Anche perché era praticamente vinto. Però potremmo anche prenderlo non essendo filmati con quegli ultimi yen. Potresti sì, sentire i suoni. I tizi accanto ci hanno vinto davanti un Pikachu. Per, giusto, per sfregio. È come il ragazzo bravo e picchiaduro che ti sfida per divertimento, ma in realtà voleva romperti il culo per avere ego. Decisamente. Praticamente non vogliono che si filmi il divertimento. Allora, sì, dobbiamo salvare il Fossa, che però mi sta chiamando. Eccoci. Ragazzi, dove siete? No, dove siete? Noi siamo ancora al tempio. Ma perché siete rimasti al tempio? Allora, va bene, ve la condividiamo. Vai. Ci pensa il Mike. Ah, si va a Shinjuku, ho scritto. E come si fa a andare a Shinjuku? Con la metro. Con la metro. Shinjuku, va bene. Va. Allora ci vediamo direttamente a Shinjuku. Si può fare o... Va bene, vediamoci direttamente a Shinjuku, vai che viene meglio. Va bene, vai, ti condivido la posizione, no? Già fatto. Vai, vai, l'ha fatto Mike. Ora, venite. Portate degli yen. No. Nella ludopatia più totale. Cioè, io uno cerca di prendere una cosa molle e fallisce. È perché quei cazzelli, quando tirano su, lasciano la presa. Esatto. Che cos'è quello? Game. No. Metal Arcade Video. Aspettate, vediamo prima se è porno. Sì, esatto, non si sa mai. Vediamo, 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 vediamo se c'è il porno. Beh, c'è la pubblicità di una signorina davanti, quindi potrebbe anche... È sempre lo stesso. Ah, è lo stesso posto, è gigantesco. No, forse no. Non può non essere lo stesso. È lo stesso. È lo stesso, è lo stesso. Ok. È lo stesso, ragazzi. Sì, sì, sì. Yay. C'è una pizza? Chiara, cosa ti sta facendo vedere, Chiara? Io ho fame e sento odore di pizza appena ho detto pizza. Ma ora ci stiamo avviando verso Shinjuku, infatti. Sì, ma io ho fame di vittoria. Dov'è il mio peluche morbido? Shinjuku è pieno. Non sto scherzando, Shinjuku è pieno di quelle robe. E vabbè. Ok. Si va. 4.100. Siamo 4.300 persone, perché questa live così priva di content. Non è vero. No, è priva. Allora, secondo me non è priva di content, ma... un lavorio tecnico per la sua realizzazione che non esiste, quindi... Esattamente. Okay. Ragazzi, restate con noi nella serata, perché si cambierà canale, ma saremo a cena. E sarà giusto, sarà... e quindi saremo fermi, però dovremo trovare un ristorante nel quale prende la linea, che però è abbastanza semplice. Ah, quindi vi state divertendo, ragazzi. Ah, è, solo, è un'esperienza. Male, okay. È solo la prima, eh. Ragazzi, grazie del supporto, comunque ve lo posso sussurrare, siete stupende, stupende. Ok, rispetto a come è andata a lui, va bene. Allora, allora, tanto poi insomma, Shinjuku cazzo prenderà bene. Oh, DVD e CD. Serata qui è lunedì. C'è uno Tsutaya, sì sì sì, uno Tsutaya. C'è anche un vento della Madonna, ragazzi. Sì. Sì, sto per morire. È quello il content, l'ambulanza. Ti stavi salutando? Ah, ok. No. Mi sentite poco? Raga, purtroppo... Adesso ci siamo riavvicinati. Ma io chiedo alla regia intanto, potete provare a fare left and right? No, però dobbiamo no, farlo, bisogna farlo fisicamente. Ma quello che accadrebbe sarebbe che io starei a sinistra e tu a destra e impazzisco. Però poi loro possono fare da OBS set to stereo. Ah, oh, sì. Capito? Sì, sì, sì. A me viene in mente. Stiamo facendo cosa. Troubleshooting. Potrebbe provare? Chiedo alla regia. Che non è Chiara. Chiara è la regia, nel senso fisica, però c'è esatto. Una regia anche remota. Perché altrimenti per me è davvero difficile. Più che altro urlo e perdo la voce. Sì, sì, no, esatto, esatto, esatto. Senza contare che do fastidio alla gente, non voglio. Che ci dicono? Al McDonald's, no, no, niente, McDonald's, che ha i panini o il pesce. Ok, dice gli altri che possono provare.
ok, ci si può provare. Ci devono dire però che cosa bisogna premere, perché non mi ricordo la combinazione dei tasti. Ragazzi, preparatevi perché la live sta per finire in quanto il microfono esploderà, probabilmente. Sì, al tentativo di questa cosa. C'è un kebab che comunque secondo me a Tokyo merita di essere ripreso. Io ho mangiato la pizza a Tokyo. Non fatelo. No, fatelo perché l'hai fatto? Perché era un quadrata. Si chiama One Piece, però pace. Così almeno non vanno e a in Giappone il gioco di parole è sicuramente voluto. Ah beh, certo. E non abbiamo ancora bevuto. Ma no, questo si fa così. Tranquillità e serenità. Ah, i vicoli, che belli che sono. Lallo totale, ragazzi, non Yakuza, non si dice. Per la stazione, sì, assolutamente. Ma tanto stiamo andando lenti, lenti, secondo me, ragazzi, il round più si ragionano. Cioè, si ragionano, si ragionano. Allora, io intanto mi faccio... Roberto, scrivimi in chat da me che cosa devo fare. No, non mi sto scaricando, raga, non è il microfono che si sta scaricando, non è mai stato acceso. Esatto. È il mio che funziona. Saido fa partire un flash mob a Tokyo cantando We Are. C'è un tizio con una triforza in mano, raga. Però è di salsicce. No, vi giuro, c'è una pubblicità con un tizio che ha una triforza di pesci in mano. Cioè, questo qui ha letteralmente la triforza di cazzi in mano. No. Guardalo. No, too soon, too fast, too soon, Schlurz. Don't say. Ah, ma non lo vedono, sa. No, adesso lo notano. Ma si può fare lo giusto? Servono 25 cellulari. Guarda, no, dovete vedere. È una roba fighissima. Però vediamo se ci riusciamo. Esatto, adesso entriamo in un karaoke con pieno di alcol del mondo, cioè con le sigle degli anime. Chillissime, no, super chill. Intanto Bob mi sta rispondendo. Mi mandano la posizione. Posta, ha scritto in chat, mi mandano la posizione e si spostano. Detto mai che stavi per morire. Che coglioni, aspetta. Vabbè, ma è la condivisa. È il chill. Allora, io l'ho riacceso, Bob, ma secondo me dobbiamo rifare quell'epoca. Siamo fermi. Secondo me è quello. L'hai visto, sì? Avete visto il signor Tricosta? Posso, però non l'ha visto noi. Vabbè, ma la posizione di Telegram si aggiorna in teoria? No, devi dirgli di aggiornarsi, io mi ho dato la posizione ferma. Ah, no, allora ha ragione il posto. Ora. Allora, sì. Ragazzi. Adesso facciamo un po' di troubleshooting, intanto che Chiara trova la stazione. Noi facciamo troubleshooting con Roberto. Yes. Per provare ad attivare ambedue i microfoni, ok? E vi leggo intanto, ragazzi, sono qua con voi. Da una no, prospettiva ragazzi, non incredibile. Parliamo giapponese, ma manco una parola. No, per niente, abbiamo soltanto i vocaboli scolastici d'animo. Naruhodo. Allora, vediamo se mi dicono qualcosa, ma non mi stanno dicendo niente, quindi forse non si può fare. Devo pigiare qualche tasto, Bob. Facci sapere ora o tacerò per sempre io. Richiamano l'attenzione di avere inquadrature dell'operatrice per darti importanza. Vogliono una tua inquadratura per darti importanza e valore. Vogliono che tu ti inquadri. Guardate, ragazzi. Combattiva. Inarrendibile. Non come noi che siamo per cadere a terra stramazzati. Senza il peluche morbido. Ok, Bob mi ha appena scritto, raga. Scusate, eh. Hai riacceso il tuo mic? Bob, sì. L'ho già fatto dopo 3 volte. Ok. Ma secondo me continuo a dirti che per me è il dover di mettere left-right forzati.
E tra l'altro tutti, ragazzi, tutti gli edifici hanno qualcosa di particolare e unico. Non soltanto un poster, per esempio alle nostre spalle, adesso Chiara si girerà sicuramente, c'è un edificio con i piatti tridimensionali, lo vedi? Palesemente la babysitter. Ah. No, lo è, c'era certo. Assolutamente vero. Assolutamente vero. Non allontaniamoci troppo dal territorio fosse. Ciao Mike, ti chiedono, com'è stare all'aria aperta? Un'emozione unica. Esatto. È completamente inaspettato. Anche perché per appunto per me non sarà un sogno. E domani si ritorna chiusi. Scrivono, fatela trovare a Saido la stazione così finite in Hokkaido. Esatto. Vero, vero. Cioè, perché nella vita vera è come in Dark Souls. Esatto, esatto. Allora, intanto il fossa si dovrebbe avvicinare in questo momento. Dovrebbe, a livello di tempistiche ci siamo. E no, non credo stia laggando, io vedo tutto quanto. Vi vedo che vi spostate. No, no. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Vabbè, allora, Bob non mi sta facendo sapere niente, quindi non voglio che diventi una live di troubleshooting, pace. No, no. Dire che mi sentirete male, non importa. Ancora per un po', ragazzi. Poi sentirete male tutti tranne lui. Quindi sarà incredibile. Comunque lì, l'avete visto, ci sono dei piatti e delle forche. Sì, sì, no. Esatto, esatto. Ok. Allora, scopriamo dove è l'entrata della fila. Ah, perché la stazione è qui vicino? 300 metri. Ok. Adesso incroceremo sicuramente Francesco. Ma perché siamo sempre più persone? Cioè? Perché il vuoto sta creando interesse nel fatto che non tendo a creare il nulla. Ah, quindi... ok, dicono che adesso si sente benissimo. Fantastico. Perché ci siamo avvicinati, ragazzi. Bella. Ma non è che adesso si è pelato? No. Pogger. E invece si guarda. Pogger. Eccoli! Eccoli! Sono arrivati! Perfetto! Sul receiver avete questa icona? Ci guardo. No. Questa è una live di test, ragazzi, vedrete che poi quando faremo IRL al Tokyo Game Show o alle arcade fatto apposta o io spoiler, se avete letto l'orario lo sapete, farò live al Monster Hunter Final Fantasy Café. L'avete lasciato da ci solo? Ci siamo persi! Sì, ci siamo persi. Siamo entrati a cercare di prendere i peluche. Prestazione e... minuscola, prestazione minuscola. Dovevi fare prima in su, poi a destra, non prima a destra. È stato orribile. No, il fatto è che hai il controllo. Potete fare i mapsari così, perché Chiara ha il cellulare occupato per liveare. Ok. Dove stiamo andando adesso? Quindi una metro. Shinjuku. Direttamente a Shinjuku. Sì, andiamo direttamente a Shinjuku. Yes. Va bene. Che Todd e Fede non vedranno a fare la tua ore, sono sfatti, poverini. Tra l'altro da lì sono arrivati. Da Shinjuku? Sì. Che goduria. Si potrebbe fare uno yakiniku, per esempio, che io non propongo mai, perché non è assolutamente il mio posto preferito per mangiare in Giappone, yakiniku, ti cucini la carne da solo e te la pappi. Ma di una qualità, ne conosciamo un paio. Facciamo lo spostamento per passare. Ok. Esatto. Allora, intanto Bob mi ha detto... È andata. No, no, siamo in super live. No, sembrava una situazione da... Abbiamo staccato. No, che siamo completamente andati. Abbiamo cambiato piano 6 volte. I ragazzi ci seguono in questa follia. La prima utile per andare a e poi... Sono 7 ore, ragazzi, sì. Sono le 8:41. Vedremo delle belle, ragazzi, vedrete. È la prima serata. Vado? Sì. Aiuto, devo fare content. Mi sento in colpa, amici. Facciamo analisi, critica, divulgazione. Hardcore gaming. Salto le mattonelle colorate, quelle nere esplodono, ok? Ah, ragazzi,
si sì, accianciando col microfono si è definitivamente spaiato, quindi... Ah, perfetto! Me lo tolgo proprio. No, no, il vostro no. Anche quello? No. Ah, no, mamma mia. Che paura. Quindi me lo tolgo, è buona. E sto così, poi vediamo se invece la nostra, il nostro staff in teoria prima andava con due. Però è tutto in divenire. Sì, no, ragazzi, credetemi, il piano per le live IRL era da MIT. Solo che, appunto, più complicato è, più facilmente si rompe. Il punto è che, come sempre, tu hai esperienza e attraverso l'esperienza fai meglio. Esatto. Qui non abbiamo esperienza per niente, quindi... Faremo meglio. Ma secondo me per essere una prima volta in assoluto... No, vabbè. Secondo me è andata strabene per essere la prima volta. Hai saputo che hanno annunciato la Lotto? Yes! Ha capito subito se è Lallo, allora è il nome perfetto. Io sono molto felice. E qui andiamo a Shinjuku per festeggiare. Che hanno annunciato, ma non so se è tradizionale, ci spicchia. No, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Si sa, però andiamo a Shinjuku per capire. No, Lallo, non si dice la parola Lallo. Qui. Ah, Lallo. Ryo Gagotoku, va bene? Dice Xavano che è la prima live heel buona che vede. Ah, grazie, troppo. Allora, gentile. È un complimento a noi o un insulto alle live IRL? Perché. Credo ambedue le cose. Perché insomma, se avessi almeno preso il peluche avremmo avuto il plot twist. Però abbi pazienza, non è una live IRL, se non ci mettiamo adesso a insultare la gente, pizzicare. Spingere qualcuno. Filmare da vicino dentro lo spazio personale. C'è una Darsena. Non c'è una credo, c'è da Osaka. C'è una Vigilante. Andiamo a Tsumida, sì, ci può stare. Tra l'altro siamo qui ancora in live su questo canale per circa mezz'ora. Giusto? Forse meno, perché la metro quanto è lontana? Ah, per me va benissimo stare mezz'ora ancora, sono contentissimo. Oddio, sì, allora, non possiamo allungare troppo perché sennò poi non mangiamo. La metro è qui. Però... E allora stiamo ancora un po' insieme, sì. Cioè, la metro è letteralmente quella. È perché allora... è cominciato un po' più tardi, capito? Io sono... dalle 7:20, eh? Sì, occhio, perché magari non filmo tardissimo. Ma ci vuole mezz'ora? Allora niente, no, dobbiamo andare, dobbiamo staccare ora per forza. Vabbè, ragazzi. Tanto la prossima volta non sì, ragazzi, questa non è la live IRL di Tokyo, eh? Siamo arrivati oggi. Sì. Quindi... Guardate pazienza. Guardate il programma, che è super figo, super graficato, super postato. Sì. E include anche le live degli altri canali perché a Shinjuku dice Chiara che ci vuole mezz'ora, quindi appena arrivati in stazione vi salutiamo e quando ci ricolleghiamo saremo su Stadione Chiara circa le 2:30, 2:40 a Shinjuku. Ok? Va bene. Non so se mi avete sentito. Adesso lo ripeto io. Mi dicono dalla regia che se non vi sbrigate non trovate più nulla aperto. Guarda, vi dicono male perché io a Shinjuku. No, ragazzi, è comunque Tokyo. Un ragazzo in chat, ma è no. A Shinjuku c'è di tutto. Va bene, è vero, alcune cose sicuramente... Ok. Sicuramente alcune cose chiudono, però Tokyo non è al punto da spegnersi. Okay, bella ragazzi. Perfetto. Grazie ragazzi. Se non è cambiato nulla per il Covid, Shinjuku è apertissima per mangiare fino a tardi. Ora stasera saremmo dovuti andare a Shibuya. Sì. Però abbiamo fatto un change di programma. Visto e considerato che appunto hanno annunciato Lallo. Esatto. Ma ci sta. Improvvisare in live è fondamentale. Allora, la metro dov'è? Là, è quella, ecco. Andiamo sono quelle verso la metro e li salutiamo davanti alla metro come se fosse proprio un videogioco. Cioè, assolutamente. C'è il caricamento. Aspettiamo, esatto, così c'è il rosso. Tra l'altro, non so se questo semaforo lo farà, ma molti semafori, anzi questo no perché hanno era verde countdown. Ora. No, non solo il countdown, hanno un jingle quando diventa verde. Cioè alcuni semafori fanno una canzonina che dura per tutto il tempo del verde. Comunque questa cosa di Lallo è vera. Cioè il nome è bandito. Si chiama certo. Like a Dragon 8, non Yakuza 8. Like a Dragon 8, come l'altro che si chiamava Like a Dragon Ishin. Quindi gliel'hanno proprio tolto. Hanno usato probabilmente il ponte per fare un rebranding. Ma pensa te, però l'otto ce lo mettono per farti capire che non sono scemi. Cioè aspetta, quindi hanno vera però cioè è un po', ma per me è eccessiva. Una cazzata, cioè che vuol dire? Allora puoi fare un gioco che si chiama Camorra. Vabbè, no, ma cioè se parla di Camorra, cioè esiste mafia comunque. Ok, ma boh, non lo so, Ma qua sono un po' che problemi hai il nome Lallo?
Like Dragon 8, oppure in sì, sì. In giapponese, quindi non è, non se la Ryo Kagutoku. Stanno dicendo gliel'ha tolto. Siete il gioco senza nome. Il gioco senza nome. Siete meravigliosi, ragazzi. Lallo è oggettivamente meglio. Quasi sì. Quasi lo proporrei, vediamo che ci dicono. Gliel'ha tolto, gliel'ha tolto. No, dicono anche... rebranding in Occidente, perché in Giappone è sempre stato Like a Dragon. In Giappone Ryo è sempre Kagutoku stato Like a Dragon. Significa Like come un dragone. Non significherà Yakuza. Yakuza. Perché no, quello è in giapponese. Pare che... Io non... Raga, non ne so niente di Yakuza, quindi l'ho sempre detto. Non so che cosa vuol dire Ryo Kagutoku. Andiamo. Cacciato ed esiliato. No, lasciali fare. Lasciali fare. Let them be. È un inside joke. Sì. Quindi, vabbè, allora aspetta. Se è un rebranding che si avvicina al significato vabbè. Originale, va bene così. Sì, ci sta. Che devo dire? Significa proprio come un drago. Sì. Fossa. Come i mostri. Incazzato come i mostri. È una cosa che si dice in Toscana. Incazzato come i mostri. Guardate, ragazzi, quello è il nostro portale. Esatto, guardate, ci sarà il caricamento esattamente. Avrete un caricamento di circa mezz'ora. Esatto, un po' come quelli di Dragon Ball Fighter su Switch. E poi ripartiremo sul canale Sedene Chiara. Frecciata saltata. All'incirca l'appuntamento. Allora, vediamo un attimo cosa ci dice su Maps, così ve lo possiamo dire esatto. In precisione. 35 minuti, contando che andiamo adesso, dobbiamo trovare la metro. E dobbiamo avere. Sì, alle 9.40. Sì, tra le 9.30 e le 9.40, ok? Scusatemi, tra le 14.30 il vostre sì, e le 14.40 siamo, ragazzi, non dormiamo da un sì, è solo quello, amici. Ok, quindi 14.30, 14.40, collegatevi o comunque 5.000 persone. No, fuori di testa, ragazzi, grazie dello splendido supporto, perché per è noi è il primo giorno, eh? Non solo il primo giorno, ma è stato un esperimento venire qua in Giappone. Guarda, e avevamo paura che fosse poco interessante ci avete per voi. Esatto, terrorizzati, poi con i sensi di colpa dei eventi persi, adesso ci siamo, passeggiando per Shinjuku, raga, e poi mi lasciano solo a vagare per la strada senza oggi. Ora che in realtà ti abbiamo cercato continuamente sbagliata appositamente. Beh, per lasciarmi abbiamo lasciato, ci siamo spostati. Allora, l'appuntamento 14.30, Sedene Chiara, si va a Shinjuku, si visita un quartiere splendido della vita notturna a Tokyo, vi faccio vedere un po' di locali, mangiamo insieme, andiamo spero allo yakiniku. Se è aperto, voglio fare uno yakiniku. Sì. E poi magari andiamo in izakaino tattico a bere qualcosa. Intanto si parla di Tokyo Game Show. A dopo, ragazzi. Ciao ragazzi, a presto.